tanta la partecipazione, la voglia, insomma, di viversi questa città in bicicletta. Certo, sì, questa bella manifestazione attira sempre tanta gente, è il segnale che veramente c'è una passione per questo mezzo, c'è una riscoperta di questo mezzo, c'è una voglia di utilizzarlo come mezzo alternativo, diciamo, di locomozione alle auto che inquinano, che fanno rumore, che consumano energia. E c'è la voglia anche di stare insieme per questa giornata, diciamo, di partecipazione complessiva. Senta, da un punto di vista allora del traffico, se questa città insomma avesse, diciamo, un'organizzazione un pochino diversa, penso che insomma anche la FIAB sarebbe contenta, no? Sì, diciamo che la FIAB e la WISP si impegnano su queste tematiche continuamente e queste manifestazioni sono anche un richiamo ai nostri amministratori, alle nostre amministrazioni, che pure nella loro sensibilità complessiva a queste cose, secondo noi devono fare anche di più. Devono fare di più in termini di sicurezza per i ciclisti, per chi utilizza questo mezzo di locomozione. Ecco, proprio dal punto di vista delle piste ciclabili, che giudizio ci dà dal punto di vista, insomma, della FIAB e della WISP? Ci sono alcuni punti in cui, insomma, potremmo fare di meglio? Certo, sì. Teniamo conto di tutto, teniamo conto di come è organizzata la città, di che tipo di urbanistica c'è in questa città, però sicuramente si potrebbe fare di più. Si è fatto qualcosa, sarebbe ingeneroso dico negarlo, però si può fare senz'altro di più e bisognerà fare di più, perché credo che anche la manifestazione di stamani dimostra che c'è voglia di utilizzare, ma non come testimonianza come avviene stamattina, ma proprio come quotidianità, questo mezzo di trasporto che veramente è probabilmente il mezzo del futuro in una città.